non posso. Sarebbe stato bello. Forse posso comunque. No, a che serve sto coso? È inutile. Pensavo di potermici divertire, tipo la macchinetta per prendere i pupazzetti alle fiere. Dubito questo vetro sia antiproiettile. Infatti, sarebbe consigliabile togliere il visore quando non necessario. Però alla fine riesco a mirare anche con la visuale un po' distorta. C'è qualcosa... Ah, ok, le luci. Dove sono gli altri? Non eravate solo due? Vabbè, non ha senso fare il tattico. Posso andare lì e ammazzarli senza problemi. Che cavolo diverso ha fatto questo? Non ho idea a che cosa serva il... Ah, smeraldo così nella pattumiera. Non so a che cosa serva sto coso, ma vabbè. Forse è più avanti. Sono gli archivi della discarica, non c'è nulla di utile qui. Così cambio. Vabbè, non lo so. Arrivo, Ashley. Due bestioni con i martelli. Percussore? Sono indeciso. Percussore. Guarda come vi percuote. Sì, sono fragili sti cosi, sono fatti di pasta frolla. Tutto è di pasta frolla, mi sa, davanti al percursore. È chiusa, mi serve la scheda d'accesso. Carina mia dolcissima, paziente ancora un po'. Siete troppi. C'è qualcosa che mi interessa qui? Un accecante che magari vi uso contro, così ve ne state un po' tranquilli. Sono un po' stanco di combattere, eh? Qualcosa qui nel sottoscala? Pare di no. Via. Davanti a me, macchina da scrivere. Te voglio matar. Ci sembrano dei cantanti heavy metal. Niente di utile, no. Ma sei bellissimo.
sei bellissimo. Non bisogna farsi prendere dal panico. Sai che ne ha una anche dietro? No, ok. Il tema musicale. La scheda sospesa. Ragazzi, mettetevi sto tema e i suoi versi di notte, tipo ninna nanna. Ditemi che bei sogni fate dopo. Accesso deposito. Quella per Ashley, penso, no? Tutte le munizioni hanno... Red Oak. Se non sbaglio, questa è una cosa che si trascinano fin dal primo Resident Evil. Potrei sbagliare, non ci ho fatto caso effettivamente giocando agli altri. La marca dei proiettili pistola. Aquila rossa. Beh, Jackal. Sciacallo. Qui l'orso. Cioè non è il nome tipo delle munizioni della marca, però si vede l'orso. Dragonfly, cioè libellula. Ma queste mi sa che non hanno... No, ballistics. Aspettate, troppe porte che si aprono. Prima qui a destra. Cosa stanno coltivando in queste capsule di Petri? Falla a sapere. Questi sono più grandi e più grotteschi. Questo sembra tessuto vivente, ma di che cosa? Forse è meglio non saperlo, Leon. Io non mi fiderei a prendere queste erbe da qui. Magari sono contaminate. In questo Resident Evil non c'è lo zampino dell'Umbrella Corporation, salvo qualche rivelazione finale alla fine, che sarebbe un po' improbabile e un po' forzata, se dovesse accadere. È per questo motivo che nelle thumbnail... state fermi? Nelle thumbnail di questa serie non ho messo il logo dell'Umbrella in sottofondo. Una cosa invece che ho fatto... Ah, sono morti lo stesso. È una cosa che ho fatto per i primi tre Resident Evil. Beh, nel 3 non c'è tanto... Oh, sì che è coinvolta l'Umbrella. Beh, sì, cacchio, Nemesis, voglio dire. Mi domando quanti di voi hanno notato sta cosa che nei primi tre avevo messo il logo dell'Umbrella e qui invece no, eh? Quanti l'avevano notato? Così, così. Oh. Molte erbe dovrei combinarle, ma so pigro, finché il gioco non mi costringe, procrastino. Un'altra erba gialla, il gioco però mi sente. Potrei utilizzarle tutte queste qua. Ben tre gialle. Mi sa che mando la vita al massimo con quelle. Welcome. Got a selection of good things on sale, stranger. What are you selling? È sempre un piacere sentirlo. No, non ha nulla di nuovo, non c'era la scritta. Devo vedere per... What are you buying? Tra l'altro stavo vendendo, non me ne ero accorto. 60.000. 77.000.
Ho ancora quei colpi magnum, è vero. What are you buying? 60.000. Mi pare che non ho preso tesori. Ho parlato così tanto che ho perso la cognizione del tempo. Smeraldi sembrano fini a se stessi. Ah, thank you. Spero di non pentirmene. Ma credo di no, credo siano il nuovo spinello, il nuovo lacrima dorata. Is that all, stranger? Thank you. 62.000. Posso prendere il giubbotto, aumentare il danno del percussore, conservare. Come back anytime. Je ne sais pas. Je ne sais pas. 4 magnum. Sto pensando anche alla Killer 7. Andiamo avanti così per ora, dai, se c'è qualche imprevisto. Carico magari, boh. Pieno di erbe. This is Leon. Request backup. I repeat, request backup. Ha provato a sintonizzarsi. Il segnale radio si è interrotto, non posso contattare la mia squadra. Non sapevo neanche che ci avessi una squadra, sei stato solo fin dall'inizio, Leon. Con anni che hanno a fare compagnia, se così si può dire. Giusto per un paio di conversazioni. Sa come sta col discorso della Plagas? Che fine ha fatto? Leon! You okay? Come on, let's get out of here. Nemici uccisi 662, boh. Ho sterminato mezzo globo. Che cavolo. Così, così. Sentite, visto che comunque mi manca un po' di vita. Quasi tutta. Credo che con le altre due sì. Volendo potrei essere estremamente generoso e darne una ad Ashley. Va bene, Ada, come dici tu. Aereo di carta. Forse avrei già intuito, ma puoi uscire da qui attraverso il condotto di smaltimento dei rifiuti. Dovete sapere che c'è anche un DLC, tipo. In realtà era su console, quindi non... Cioè non era un DLC, era già integrato se non sbaglio, almeno nella versione PS2. Toglietevi. Non guardare, Ashley, non guardare. Spero la direzione sia giusta, ma credo di sì, perché è da dove sono venuto. Sì. Dicevo, c'è una parte di gioco, comunque, chiamiamola così, che si può fare con Ada. Si chiama Separate Ways. Ma io vi anticipo che non la farò, perché detta in sintesi
secondo me non aggiunge nulla al gioco. E viva lo spreco. E ho finito i colpi, ridendo e scherzando. Ma basta, dai. Ero fermo, li mortacci tua. Looks like this is it. Oh, it stinks. Sure does. No way, Leon. Way? Are you out of your mind? I knew you'd be fine if you landed on your butt. You... What is this? Come on, let's go. Hai capito, Leon? Allora non sono l'unico che fa battutine, commentini, apprezzamenti. Lui è il mio migliore amico. Bellissimo. Non ha neanche gli occhi, ma sì, ma che caspita te ne frega degli occhi. Quando sei così bello. What is that thing? L'eleganza con cui si è rialzato. In realtà questa parte andrebbe fatta, credo, evitandolo. What? Vediamo dietro. Deve avere una plagas sulla schiena. Sì. Stammi lontano. Ok, sono riuscito a perforarlo, credo. Sì, questa parte andrebbe fatta di fretta, perché dovrebbe esserci l'ansia che tu vai per di qua, magari usi il barile per rallentarlo. Tiri sta leva. E forse avrei potuto bloccarlo e buonanotte, però vabbè. Me ne sono sbarazzato, ho preso la ricompensa, va benissimo. Amorina, non vorrei terrorizzarti, ma sento dei versi. Dei versi inconfondibili. Eccolo lì, in tutto il suo splendore. Dov'è la tua ultima plagas? Sulla schiena sicuramente, ma non la vedo. Forse quando non ne ha più questo esemplare qui, che è diverso, tutti gli spuntoni. Muore quando gli dai altri due colpi. Oppure c'è un'altra plagas, non lo so. Beh, ah, dobbiamo spingerlo da lì, capito. No, siamo troppo grassi per passare, a quanto pare. Come ho fatto a mancarlo? Come ha fatto a mancarmi anche lui?
Cioè, io ero fermo. Almeno lui si stava muovendo. Posso utilizzare sta scusa. È da un po' che non gioco con la Mauser. Sto prestando attenzione alla mappa, ma non ci sono molti tesori qui in realtà. Look, there's a gate here. E non c'è solo quello, purtroppo. Stammi lontano. Oh, quello è finito nella lava. Te posso, non volevo provare a... Oh sì, fatti il bagnetto. No, sto rischiando un po' troppo qui, eh. Facciamo... Questa non credo sia utilizzabile da sola. Bisogna per forza mettere anche la verde. Praticamente tutta la vita. So chi ti ha colpito, Ashley, ma ti vendicherò. Il fatto è che la Red ormai sembra un'arma superata. È tuttora forte, assolutamente. Solo che con la mitraglietta posso sparare come un deficiente e uccidere. Col percussore faccio pure un casino di danni. Allontano i nemici, li prendo ad aria quando sono raggruppati. Aspetta, che ho fatto? Sì. Ancora. Dietro quella porta, per forza. Ed è dove devo andare io per proseguire, ti pareva. Sembra cibo per cani. Cosa ci fa una granata incendiaria nelle cucine? Le cure le ho e non voglio rischiare che tu ti faccia del male. Come sono premuroso. Indietro, Ashley, indietro. Terribilmente. Bella doccia di schifo. 5000 pesetas. Quanti proiettili ho? Continua a sbagliare tasti, oh, fino alla fine del gioco. Ancora 28 in totale. Certo, sarebbe più tosta evitarli questi. Se ci fossero meno munizioni. Capisco in parte chi critica. Dipende come la fa sta critica. La cosa che è troppo... Ci sono troppe munizioni. Pensate quanto altro stress e disagio
metterebbe il dover affrontare questi cosi con pochi proiettili. Cioè, questi colpi che io sto mancando, a me alla fine non cambiano nulla. Se le mie risorse fossero molto più limitate, avrei molta più pressione su di me. Cercare di far valere ogni singolo proiettile, non sprecarlo. Non funziona? Beh, possiamo passare sotto. Leave it to me, Leon. Un'altra dorata. Porta di là. Nulla di nuovo. Non ho da venderti. No, continuo. Sì, non sto trovando nuovi tesori. Però, siccome ho sterminato molti regeneradores, posso. Ancora quei colpi magnum. Allora facciamo così. E questo è arrivato al massimo. Questo già lo era. Si nota. 15, percussore 12. Cioè, fanno gli stessi danni alla fine, quasi. In realtà, siccome sono numeri piccoli, cioè fra 12 e 15 non è che c'è tutta sta differenza. Ma in realtà credo ci sia. What are you buying? Cibernaggio. Io non credo di aver bisogno di sto coso. Non lo dico per fare lo sborone. Il cibernaggio. 30 danni per cento in meno. Io non sono un abbo, ho bisogno di questa cosa. Il fatto è che. Davvero, non mi sembra di averne bisogno. E dovrei conservare questi 66.000 per poi potenziare la Killer 7. Dopo averla finalmente presa. Raga, prossima cosa da fare è utilizzare quei 4 colpi magnum. Il meno a caso possibile. Però devo utilizzarli. Già ho capito. Wait. Siamo perfettamente sincronizzati, c'è sintonia fra di noi. Qui mi sa che c'è aria di boss, eh. Oh oh oh, che? Perché mi ricorda Metal Gear Solid sto coso? Cos'è stata marrata di cui non avevo memorie? Va bene. Giovane ventenne guida moto ruspa elettrica nei tunnel. Sì, venite. Benvenuti. Aspettate. Posso scendere? No, eh. Guidi da favola. Fate schifo, regà. Quanto è utile il fatto che li butta indietro. Questa è una cosa che la Mauser non ha. Oh, dai. Ok.
Però in tre colpi uccide. Ancora. Devo pensarci io. Devo scendere. Oh sì. Leon ricarica così semplicemente. Ma regà, st'arma, st'arma era tosta da ricaricare. Non era così fluida. Quel 96 non sta mica per 1996. È 1896. E all'epoca era un'arma sicuramente affidabile, formidabile. Affidabile magari no, però dico, era ottima per l'epoca. Non è che qualcuno... Ok, pensavo stessero andando da Ashley, invece era questo alle mie spalle. L'hanno rapita? No, ma sono malintenzionati. Non ti preoccupare, ci penso io. Levete. Cosa? No, continua a sbagliare i tasti. Caspita. Non ho più munizioni pistola. Ma è da un casino che non la usavo. Non credevo. Ok. Ci avete rotto. Senti, prima attivo sto coso. Sarà bene tornare subito al bulldozer. Te voglio matar. Devo stare attento a non beccare lei per sbaglio. Ciule zampacce. So che sia ancora vivo. Non più. Per curare Ashley devo essere vicino a lei, quindi... Non avere paura, Ashley. Angelo custode Leon, sempre con gli occhi aperti. Aspetta, mia cara curettina. Ma perché? Regà, oggi c'è qualcosa che non va ma di brutto. E me continuo a premere triangolo e start sempre in ordine sbagliato. Allora, questa è... Ma mi sa che te ne basta una verde, mia piccina. Sì, 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 sì. E per me invece questa qui. Vita massima. Se trovo un'altra dorata è tutta per te, Ashley. Ma non credo ne troveremo altre. Anzi, ne prendo pure un'altra verde così per fare la figaggine di essere full vita. Vabbè, quasi, insomma. Facciamo a cambio, Ashley, io guido, tu spari. Secondo me non duriamo 5 secondi, eh. Benvenuto. I passeggeri sono pregati di munirsi di biglietto. Thank you.
Eh sì, è un piacere. È uno spreco, ma è un piacere. Quello è ancora triste. Ora è felice. No, caspita, questo suono vuol dire, lo so. Non ti preoccupare. Con un colpo. Tutto ok? Sono resistenti sti due. Vabbè, Leon è un agente speciale addestrato. Ashley, normale ragazzina, però oh. Complimenti. Pietra verde del giudizio. Tasto sbagliato, ovviamente.